Buonasera a tutti, saluto quelli che non mi conoscono, non lo conosco tanti, mi chiamo Ivan Rossi, sono di Bio, del Finetto, il primo, diciamo, una società vicino a Bologna che fa consulenza informatica, vari sistemi e lavoriamo solo esclusivamente con software open source. Vi parlo un attimo di un oggetto che ci sta dando soddisfazioni professionali, nel senso che ci sta curando parecchio lavoro, e che si chiama Ansible. Ed è, che cos'è Ansible? È un sistema, loro sul loro sito dicono Radically Simple IT Automation Platform, radicalmente semplice, per permettere di fare deploy di sistemi, di applicazioni, sistemi. È un sistema di gestione di configurazione che permette di configurare un sistema o un'applicazione, fare un deploy, fare un'orchestrazione, se avete sistemi complicati, fare deploy in multimacchina e farlo evitando di scrivere codice, perché è un sistema che fornisce delle primitive adatte a fare questo tipo di lavoro. E non necessita, a differenza di altri sistemi che fanno un lavoro simile, di agenti installati sulle macchine, quanto richiede Python ed SSH essenzialmente. Concettualmente il progetto punta ad essere semplice, ad evitare complicazioni nel modo in cui si scrive, si scrivono le regole di configurazione e tempi, ovviamente non sempre ci riesce. Però questa enfasi sulla semplicità, unita al fatto che concettualmente Ansible è un oggetto molto semplice, cioè è l'evoluzione di un ciclo for con dentro un SSH per eseguire il codice remoto. Questo è il concetto base. Poi aggiungiamo un po' di tool, di fiocchi, ma questo è quello che è alla fine. Concettualmente semplice da capire. Capiscono chi ha a che fare con il sistema, il ciclo for, chiamate SSH, e la sintassi è piuttosto semplice, molto, molto veloce iniziare a fare delle cose. Gli altri sistemi, molti altri sistemi richiedono di capire un po' la filosofia, eccetera, eccetera. Secondo me, adatto il codice, non è codice tra virgolette, le regole si scrivono in YAML. Che per chi non lo conosce è un'alternativa XML leggibile da parte di uno, nel senso che non ci sono tutte le aperte e le chiuse, mentre XML è pensato per essere generato letto da un computer e non tanto per essere letto, sì, un umano può leggere perché scrive il testo, ma non è particolarmente leggibile, YAML è più pensato per essere letto invece da sintassi più amichevole ed è adatto dal mio punto di vista per gestire setup medio piccoli, dove per medi intendo fino a 200 server, secondo me non è adeguato per migliaia di server perché ci sia chi ci però adotta. Perché ho scritto che è un sistema vocato al cloud principalmente? Le sue caratteristiche lo rendono principalmente vocato a gestire sistemi cloud, ma anche perché è difficile, secondo me è più difficile uscire da quel contesto, per come è concepito, perché è un ciclo for. Gli altri sistemi, maggiori sistemi di configuration management che sono usati per chi si occupa di sistemi
e parlo con cognizione di causa perché io ne ho provati 4 su 5, quindi insomma, anche se magari alcuni non affondo, mi è abbastanza chiaro che cosa si fa, che cosa non si fa, seguo approcci diversi, in ordine di anzianità, di maturità, diciamo, dal più antico fino all'ultimo tempo. Molti sono, secondo uno stile dichiarativo, per cui voi scrivete delle regole, come scrivereste in una query Postgres, e che alcuni trovano difficile capire, perché le regole dichiarative possono essere eseguite in maniera asincrona, quindi non sempre nello stesso ordine. Molti sono sistemi pull, ovvero è il client sulla macchina che viene gestita, che contatta un server per ricevere le istruzioni su quello che deve fare. Questo richiede la presenza di un agente, quindi di un altro pezzo software che deve essere installato da un altro lato. Ansible è imperativo, ovvero come un programma imperativo, un programma C, la sequenza degli eventi è deterministica, non c'è nessuno rispetto alla libertà di riarrangiare l'ordine con cui vengono eseguite le cose. Mediamente l'utente Ansible, cioè chi usa Ansible, tende a capirlo più in fretta, lo capisce meglio, e questo è uno dei motivi della sua fortuna. L'altro è quello che non bisogna risparmiare gli agili, perché basta l'SSH essenzialmente. Però questa è anche una limitazione, perché per lavorare bene bisogna tenere presente che tutte le chiamate, quando si lancia il comando Ansible, verranno eseguite su tutte le macchine, la rete deve essere sempre lì, le macchine devono essere su. Se c'è una macchina che è down, viene skippato il processo di configurazione, quindi se poi quella macchina alla fine deve essere configurata, quando si è finito bisogna fare un altro run sulle macchine che sono rimaste fuori dal giro. Se la connessione di rete non è sempre perfetta, i sistemi dichiarativi con gli agenti questi problemi non li hanno. Chi lavora in contesti tipo device, per esempio, che ha roba in giro per il mondo, magari dietro a connettività non sempre up, o con velocità di connessione non eccellenti, i device lì non si gestiscono, ma è sicuramente difficile. Funziona bene in contesti dove c'è sempre la rete disponibile, e in particolare, dato che è push, cioè voglio che la configurazione venga fatta adesso, non che magari venga eseguita tra un'ora, nei contesti cosiddetti di infrastruttura immutabile o usa e getta, ovvero dove ogni volta che si cambia una configurazione si cancella tutto quello che c'era prima e lo si rifà da zero, che è il tipico caso delle virtualizzazioni, di container, le cose che fanno in cloud. In cloud tipicamente è difficile che ci siano macchine estremamente long running bisogna aggiornare un pezzettino, però per l'amor di Dio che il resto vada tutto. Mediamente sono applicazioni concepite in maniera per cui, cioè, i server sono spendibili, anzi se voglio scalare perché ho bisogno di più web server per le più richieste, oppure mi è calato il carico che voglio di meno, c'è un spendo di strutto. E Ansible è adatto a lavorare in questo contesto, ma anche perché gli altri cose che vanno un po' piatti. Questo per come quadro un po' della di che cos'è Ansible e dove si trova. Per il resto è oggettivamente semplice, se fate, se iniziate a lavorare. Allora, sulle macchine, sulla macchina di controllo, che è quella che esegue, fa partire le configurazioni deploy, ci vuole Python, ci vuole l'SSH, anzi non parliamo dei sistemi gestiti, ci vuole ovviamente
connessione SSH senza password, perché se eseguo una configurazione su 50 macchine non voglio inserire 50 volte la password. C'è una chiave SSH per mettere il password. Però l'altra cosa, devo avere Python installato, perché come dicevo, non è una variante del ciclo for che esegue, quello che fa secondariamente è apre una connessione SSH, copia sulla macchina remota del codice Python che viene eseguito, dopodiché il processo lo termina. Quindi dall'altra parte ci deve essere Python, anche in versione 2.6 in alcuni contesti, però tipicamente Python 2.7 e ci deve essere. Quindi c'è tutta una categoria di oggetti dove magari questo non è accettabile, non si può montare un stack Python dentro, cioè se non è un problema per le distribuzioni di uso normale, diciamo, in particolare se per il cloud, le immagini tipiche di AWS, così sono distribuzioni normali dove Python è montato di default, Red Hat, la maggioranza delle distribuzioni che vanno per maggiore, Python c'è anche, quando fate un'installazione di base, Python c'è, invece perdo, diario, mesh. Sulla macchina di controllo, anche lì, essenzialmente ci deve essere Python e Ansible. Si installa un esempio su Ubuntu, Debian, si installa Python Pip, Pip che è il gestore di pacchetti Python, di librerie Python e Python Dev, che è una libreria che tira giù un po' di moduli, dopodiché si installa Ansible, Pip, e io consiglio che fare per usare le funzioni Python, lavorare nel traffico Valenz, che è un wrapper che permette di isolare l'installazione Python dal resto del sistema, quindi si possono avere varie versioni di Python per varie applicazioni, se cercare in varie quelle di sistema, e avere un ambiente isolato, uno stato isolato. Installazione veramente banale, Python spesso c'è già nelle altre macchine, chiave SSH di management che si installa e via. Siete già pronti per l'installazione, per fare qualcosa. Semplice esecuzione parallela per far vedere perché mi piace alla gente, perché è molto facile. Eseguiamo un comando banale su tante macchine che sparate uno. È rilevante. Per fare delle cose. Bisogna creare un file di inventario dove sono descritti, dove sono elencati gli indirizzi IP delle macchine che si andrà a, su cui si andrà a fare delle cose, in questo caso è il test su localhost, una, però anche una banale lista di ogni IP, un inventario valido. Dopodiché si segue un comando, per esempio ansible/host -m ping -p ansible host, lui parte, in questo caso segue un ping verso tutte le macchine eseguite nell'inventario e gli fornisce una risposta sotto forma di un output, change. In questo caso, change false, ping pong, risposta. Ok, avete già usato, lo state già usando l'ansible. Si tassa del comando, però per capire, ora ovviamente è una chiave che indica tutte le macchine che sono nell'inventario. C'è modo di specificare su una parte, ce l'abbiamo con calma. Meno M esegue un modulo Ansible, che è una libreria per Ansible che svolge una certa cosa, che è poi la componente che ci permette, dato che ce ne sono tante che fanno operazioni utili, di evitare di scrivere script di dubbia magari correttezza, nome dell'inventario, che è inserito in macchina su cui vuole eseguire. Scusate la tosse. L'inventario è un file in formato IMI che può essere, può anche non avere l'header, però quello serve tipicamente per definire gruppi, che permette di distinguere macchine sulla base di che parte del codice voglio eseguire lì. Se avrò del codice che voglio
partire solo su io web server per fare questa bella stanza. Web server, ci metto le macchine sul DB server, che non sono web server, che seguirò dell'altro, ha permesso che la macchina stia in due gruppi, perché può essere sia un DB server che un web server, banalmente verrà eseguito due pezzi di codice diverso una volta, eccetera. Viene stabilita la stessa connessione. Moduli, dicevo, c'è una grossa libreria di moduli che in genere sono idempotenti, che è una cosa che il tipico script non è. Idempotenza vuol dire che è una funzione, abbiamo una funzione che quando viene eseguita fa un lavoro, dopodiché se lo stato è stato raggiunto, se lo la rieseguo di nuovo non cambia più lo stato. Faccio l'esempio banale della matematica, moltiplicazione per 0, cioè il numero moltiplico per 0 diventa 0, se continuo a moltiplicare per 0 il risultato non cambia più, anche se ripeto moltiplicazione. Se invece faccio un append a un file di una riga, ogni volta che eseguo un append aggiungo una riga, se lo faccio su un file di configurazione sono i guai. Invece se ho un modulo, per esempio, che si chiama scwriting-file, che mi permette di voglio inserire una riga in codice, la prima volta verrà inserita, se non c'era, se c'era non verrà inserita, se lo riesegno un'altra volta non faccio danni, lui non inserisce più. Molto comodo quando si fa un'iniziazione di sistemi, perché tipicamente si vogliono fare delle cose che raggiungono uno stato corretto, poi basta, non bisogna tutti, ma moduli di uso frequente, moduli, i vari moduli package, cioè moduli package generico, e una famiglia intera di moduli package permettono di aggiungere, installare o rimuovere pacchetti del sistema, sia pacchetti della distribuzione, quindi Ather, PM, Yum, Pacman, insomma, gestore di pacchetti, che pacchetti di linguaggio, quindi pacchetti per PIP, NPM, GEM e tutti i moduli specifici di linguaggio che permettono di installare librerie di linguaggio. Quindi se volete installare uno stack Ruby usando GEM, scrivete una serie di regole e quando eseguite Ruby controllerà che quella GEM sia installata sul sistema, se no sull'interfaccia la scarica, la monta e tutto con un comando. Comodo, per sé non è potente, perché tipicamente se non è un comando share di mind, ovviamente. Servizio, attiva, ferma, fai partire il sistema di sistema, copy, poi dobbiamo fare in tanti posti. Template, devo generare un file che viene parametrizzato, cioè un file che è uguale dappertutto, ma il cui contenuto è sottilmente diverso, file di configurazione di Apache, dove per ogni macchina devo cambiare un nome, scrivo il template in Jinja 2, che è un formato di templating come tanti che ci sono in giro, è un formato tipico del mondo Python, ma è poi simile a Ruby o insomma assume un po' tutto, un linguaggio di templating, scrivere il testo, c'è lo spazio dove ci inserire le variabili, inserire i cicli for interni al codice e generare file diversi sulle varie macchine secondo logiche necessarie. Esempio banale, per esempio la command line, installare Apache su tutte le macchine che sono nel mio inventario, ascolvo-m-apt, in questo caso suoniamo delle Ubuntu, nome del pacchetto, stato presente, se c'era non succede niente, se non c'era esegue quello che eseguiremo noi a mano, fa tutta la sua sequenza e ritorna ok, cioè riuscito a installarlo, fallito se magari la macchina ha un problema, non ha connessione, non so, problema di qualche tipo, viene portato al fallimento. Voglio farlo partire, uguale. E qui siamo ancora dalle parti del ciclo for con SSL. Le cose diventano un pochino più articolate perché
installa l'applicazione su un Mac, codice scritto in un linguaggio che ansibolese lo chiamiamo, ma è un linguaggio, è un DSL, ma state programmando. E come tale dovreste seguire le buone prassi della programmazione, quindi i vostri file di configurazione versionati, se potete scrivere dei test, le cose che fanno normalmente il programmatore, anche se tipicamente chiuso questo tipo di programmatore non è un sistemista. Il playbook, le sceneggiature, è l'ansibolese, come si scrivono i programmi per Ansible. Sono file YAML con un minimo di sintassi, che anche qui tenta di non essere un linguaggio di programmazione, ma a un certo punto, se dovete eseguire una cosa da una parte e non da un'altra, un if lo dovrete vedere. Se dovete eseguire e installare una lista di pacchetti seguendo le stesse istruzioni, un ciclo su una lista lo dovrete vedere. E ci sono. Poi avete un mini linguaggio alla fine che vi permette di fare queste operazioni sui sistemi, di fare in maniera ripetibile, e l'altro vantaggio di questi sistemi è documentata, perché quando voi scrivete le procedure di installazione, così, tanto è ripetibile se lo volete eseguire più di una volta, ma poi cioè, è scritta lì. Se la leggete, se avete letto quello che c'è scritto, è un po' una documentazione anche della procedura di installazione, come c'è una documentazione, può essere soggetta a modifiche, modificazioni, eccetera, eccetera. Può essere passata anche verso in maniera efficace. E ogni playbook è composto da varie, la sceneggiatura composta da vari capitoli, insomma c'è questa nomenclatura, no? Essenzialmente potete includere vari file, potete includere altri playbook per costruire operazioni sempre più complicate e eventualmente usare delle componenti, perché un po' che faccio sempre la stessa cosa, il mio codice diventa più efficiente e più generale, quindi mi scrivo librerie di playbook che fanno determinate cose che possono usare è semplice, la sintassi piuttosto leggibile, YAML, a partire dal vostro inventario, questo playbook non fa l'operazione che abbiamo fatto prima in command line, ovvero installa e fa partire Apache su tutta una serie di tutte le macchine contenute nel nostro inventario. Posso fare o variabili, perché mi serve, parlo sul porto 80, remote user su cui utente che in realtà esegue il codice parte dall'altra parte, lista di task, titolo lo invento io, è come nome, non sanno di funzione, e poi sotto apt, ovvero chiamo il modulo apt di Ansible e di passo sui parametri. In questo caso assicuro che sia installato. Avrei potuto aggiungere dopo tasks di sfavore. Fate partire l'output, tac, esegui, scrive che cosa va a eseguire, su che macchine, se ha dovuto fare qualcosa per andare nello stato che volevamo, oppure, e poi alla fine un riassunto. Come dicevo, tipicamente quando si iniziano a fare cose complicate o si hanno applicazioni dove ci sono diverse componenti, dove server, balancer, storage, eccetera, eccetera, ci avranno di un playbook magari per fare più cose e c'è un modo canonico di costruire i cosiddetti ruoli, personaggi della sceneggiatura, che non sono altro che insieme di playbook strutturati secondo uno scaffold predefinito che posso comporre per fare operazioni.
una struttura di scaffale fatta così per costruire un roll, nome del tandem che andrò a eseguire, che contiene i suoi file, i suoi template, i suoi task, le sue variabili, le sue dipendenze, con delle regole, essenzialmente in ogni buca ci deve essere un file main.yaml che sarà il punto di entrata nel plane delle task, eccetera, eccetera, che mi permette di mantenere una sintassi semplice, senza path, senza cose strane. Esiste un tool come nei casi c'erano prima di Ember o di C, di fare un automatico scaffolding e costruire la struttura diretta che abbia un senso, dopodiché ci metto dentro le variabili, ovviamente programmate, quindi avete bisogno di variabili da qualche parte che hanno delle regole di composizione, di come devono essere accettate e dove possono essere messe. Il problema in questo caso è che possono essere messe in quattro posti diversi e le regole, insomma, chi fa l'override di chi è un po' difficile da ricordare la mente, quindi insomma attenzione, magari cercate di usare un posto solo. La cosa simpatica sono i fatti, che sono variabili che dipendono dal client. Essenzialmente c'è un modulo di che viene eseguito di default prima di tutti gli altri, che si chiama setup, che potete eseguire meno m setup se volete conoscere delle cose di una macchina. Quando viene eseguito, essenzialmente vengono esplorate delle caratteristiche della macchina remota e vengono ritornate indietro con variabili una serie di fatti sulla macchina, per esempio come si chiama, il suo per IP, quante interfacce ha, sono gli hard disk, un sacco di caratteristiche di sistema che possono essere molto importanti se volete configurare il sistema, e vengono riportate indietro in termini di un geso come variabili che sono accessibili dal playbook e con cui potete riempire il playbook in maniera opportuna, prendere decisioni sulla base, so, per esempio che distribuzione installate di là, voglio installare Apache, ma quella è una Red Hat, o invece una Debian, quindi un pacchetto diverso nelle due distribuzioni, e allora potrò nel mio playbook fare dei if, se la distribuzione è questo installa perché lo faccio in due, se no installa HTTPD per fare la stessa operazione. The cloud, questo è un po' e tanti sistemi di cloud sono supportati proprio da parte del Leone. Però si può lavorare con OpenStack, VMware, CloudStack, DigitalOcean, vari provider. Il cuore di tutto che bisogna aver installato l'interfaccia API del cloud, in questo caso nel caso di AWS, il sistema 8, che è un oggetto che va installato lato macchina di gestione e che essenzialmente permette di interagire con le API del cloud e fare per esempio inventory dinamico. Per cui voi non avete bisogno di scrivere quali macchine avete, soprattutto in un contesto dove le macchine possono cambiare, dove le posso buttare via e fare delle nuove, bisogno di interagire con qualcosa che mi ritorni la lista di macchine a disposizione, le loro caratteristiche, mi permetta magari anche di creare le macchine prima ancora di configurarle o di distruggerle. Nel caso di Boto, se avete le chiavi SSH, avete l'usione del password per accedere alle API che vanno configurate opportunamente, non mettetele in configurazione dentro lo script che uscirà sul tavolo, perché un bot delle cattura subito dove inizia a fare Bitcoin mining le vostre spese, le vostre istanze, quindi non fatelo, è successo di recente. Dopodiché il comando abbastanza stupido viene eseguito a delle funzioni che sono interne, sicuro per esempio permette di nuovo di generare un geso che dentro sacco di variabili e le macchine che per esempio creare. Adesso siamo elastici, sostituendo il file
e fare cose tipo creare macchine virtuali. Voglio far partire tre istanze di questa categoria che installano questa distribuzione. Quando sono su, bene, allora esempio degli altri utenti che installaci la roba che mi serve. Alla stessa maniera, voglio fermare una categoria di macchine perché devo fare qualcosa. È uno scriptettino, vedete, anche piuttosto modesto, che permette di fermare una serie di istanze. Origine, quale ha fatto partire, creamle, aspetta, paga e fai partire e configura, distrugge. Poi si possono accedere a altre primitive, a progetti complicati, non so, tipo nel caso di Amazon Cloud Formation, costruire reti, costruire insieme in reti all'interno di cui vado a tirare su delle macchine e le configuro in un certo modo, quindi posso tirare su un'intera infrastruttura a partire dai miei script. Ho quasi finito. Tutti Expo Galaxy è il sito di scambio del playbook ufficiale su cui potete depositare i role che pensate che altri domani nel vostro gradimento, come tutti questi posti, pieno di roba, come tutti questi posti, soprattutto per un prodotto di successo come Expo, è pieno di duplicati, la cui qualità è dall'eccellente al pericoloso. C'è di tutto, e capire qual è quello giusto, bisogna fidarsi delle stelline, fidarsi, no, prendere un accidente, capire cosa ha fatto adattarlo. Come dicevo, sarà un linguaggio semplice, ma poi per fare le cose si può impiccare in mille modi, un linguaggio di programmazione. Questo è uno degli esempi, DevOps, un progetto ambizioso che dovrebbe permettere di tirare su tante macchine, tante caratteristiche diverse e che si vanta di essere il playbook più complicato che potete trovare sulla Galaxy. È troppo complicato. Ed è un framework, perché alla fine ci sono centinaia di pacchetti che tra l'altro dipendono tra di loro, quindi se usate DevOps non sperate di portare un pacchetto per precisare ai vostri utilizzi, lo prendete tutto e lavorate con tutto, se no non va. Detto questo, concludo con la notizia della settimana scorsa che Ansible Works, per la precisione, è di nuovo proprietà completa di Red Hat, che era uno delle società, cioè chi ha fondato Ansible era essenzialmente un indipendente Red Hat che hanno fatto spin-off in cui la società può partecipare, adesso Red Hat ha deciso che rincorporava tutto, anche il prodotto, il team e così ed è parte di Red Hat, quindi la documentazione diventerà sicuramente più migliore. Domande? Copo? Visto che questo progetto cerca di essere semplice e richiede poche risorse sul denaro, però già Python lo richiede, quindi affiancato ad altri oggetti come quelli che hai elencato, Puppet, Jeff, dove si va a piazzare? Perché lavorare con un linguaggio complicato può arrivare a vertici di playbook. Quindi da un lato c'è Puppet, dall'altro lato c'è un bello scritto di pesce che ti fai in casa, oppure Rande, qualcosa di questo tipo. Questo dove si può piazzare, può essere affiancato o può fare tutto con... Allora, domanda articolata, ecco, mettiamo una cosa, sicuramente meglio che scriversi di script bash, anche perché poi nulla ti vieta di far eseguire gli script bash in Ansible, anzi qualcuno lo fa, dipende da che cosa dice, tanto se tu alla fine cacci un exec di qualcosa, o di prima o poi dall'altra parte, è uguale. Quando, se tu lavori all'interno di moduli e secondo me di per sé non è
vuoi fare compliance, vuoi che certe macchine siano sempre lo stesso modo, tu non usi ANSI, usi Puppet, Chef, Chef Engine, Salt, tutti gli altri, perché tu vuoi che le cose prima o poi vengano fatte, siano fatte in un certo modo, questo è. Però molte persone con Puppet o con Chef non vogliono questa cosa, vogliono che quando fanno una cosa venga eseguita e poi che tutto stia fermo. Quindi ci sono poi inventati Capistrano o adesso mi ricordo il Puppet che si chiama, esatto, che per fare questo lavoro, che tengono spenti gli agi da un'altra parte e facendo una bella push. Chi lavora in questo modo, alla fine, noi lo troviamo particolarmente pratico per fare provisioning. Per cui, se tu devi mettere in piedi una cosa con una soluzione di installer complicati, ci sta dando tanto lavoro ultimamente, che non è adatto a tutto, no? Perché se tu devi fare un'installazione molto complicata di una cosa che ha 3-4 server con configurazioni che hanno fatto, se fatto in un modo, qui lo scrivi decorosamente, poi ovviamente dipende dall'applicazione, anche se l'applicazione non ti chiede di fare le porcherie, devi fare anche da questo lato. Però è abbastanza lineare ed è comodo da leggere ed è buona anche come documentazione, cioè perché i passi sono sequenziali e lo si capisce proprio bene anche proprio come checklist, quindi per certe cose va proprio bene, se tu hai uno script CFN, un pacco un po' articolato con delle condizioni che vengono triggerate da eventi, beh, ci devi pensare, però in certi contesti sono strumenti adatti, per cui complicazione da vedere così è semplice, però questo di fare. Ci sono, penso, quattro tipi di cicli fora, perché la lista, un ciclo su un dizionario, un ciclo su un'altra cosa, poi alla fine mi è complicato anche questo. Lo so, la risposta. Altre domande? No, beh, grazie, allora pure una. Si può dire una parola Windows e tanti. Si può usare, sì, teoricamente lo si può usare anche su Mac, cioè, però è un punto vero è che l'automazione su Windows è. Ci sono moduli specifici per gestire Windows, intanto. Però vabbè, se uno ha un parco di macchine Windows e usa gli strumenti che sono meno che sotto Linux. Si può fare qualcosa, il problema è che su Windows l'automazione è molto complicata di per sé, nel senso che c'è di mezzo il registry, ci sono di mezzo gli installer che vanno e non vanno, non c'è un modo canonico di installare le cose, ed è proprio difficile, ma è difficile anche per Microsoft. All'ultimo incontro DevOps c'era un esperto di Microsoft, ci raccontava del loro sistema di gestione della configurazione, dell'automazione, che concettualmente è anche fatto bene, che si integra con un chef, che è un altro prodotto, però è mancato, cioè lo diceva lui stesso, che poi è in fase di sviluppo, alcune cose non fanno, alcune cose non fanno sempre, quindi fare gestione della configurazione su Windows è difficile, perché l'ambiente è così. Però tanti ne hanno bisogno, ci stanno lavorando anche loro. Ok, se non ci sono altre domande, stando al programma direi che dovrebbe concludersi, essersi già concluso più o meno, che sono sì del dojo, a questo punto direi che è ora del rinfresco.
non so, ho sentito dei rumori preoccupanti, quindi non so se si sia rimasto fuori, andiamo a vedere. E grazie a tutti.